Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo di nuovo nella cucina della Io e sono di nuovo Iole. Quest'oggi la nostra ricetta prevede uno spaghetto grano Armando con alici di cetara, pane raffermo, olio, aglio e peperoncino. Una ricetta antica, povera ma saporita. Gli ingredienti che andiamo ad usare sono delle alici di cetara sott'olio, dell'olio extravergine, del pane raffermo e del peperoncino. La prima cosa che andiamo a fare, andiamo a buttare il nostro spaghetto grano Armando. Aspettiamo che riprenda il bollore. Nel frattempo, nella nostra padella andiamo a mettere l'olio, uno spicchio di aglio e metteremo qualche alice di cetara sott'olio a consumare. Alziamo leggermente la fiamma e aspettiamo che la nostra acciuga si consumi in padella. Nel frattempo andiamo a rivedere la cottura dello spaghetto. Come potete vedere, le nostre acciughe cominciano lentamente a consumarsi. Andiamo ad abbassare la fiamma e nella pentola andiamo ad aggiungere del pane raffermo e lasciamo che tosti nella nostra padella insieme alle acciughe. Sono passati 4 minuti dalla cottura dei nostri spaghetti grano Armando. L'aglio in questo momento lo togliamo per evitare spiacevoli inconvenienti. Lo spaghetto è pronto e lo aggiungiamo nella nostra padella. Chiudiamo il fuoco e andiamo ad aggiungere un po' di olio a crudo, un po' di origano e aggiungiamo peperoncino. Lo finiamo di saltare per bene, siamo pronti per impiattare. Un po' di origano per finire e un po' di olio ravece a guarnire il piatto. Il nostro spaghetto grano Armando con pane raffermo, alici di cetara e peperoncino è pronto.